And the winner is, and the Oscar goes to Italy for Mediterraneo. Accepting the award, the film director Gabriele Sabatore. An invitation uh, please make, no, do has like uh, the soldier of Mediterraneo. L'Oscar Thank you. Thank you ha determinato tutto, in realtà. L'Oscar è stato come una specie di. Sei Spider-Man, viene punto da un ragno, non lo sai, diventa un supereroe. Anch'io non mi aspettavo questa puntura, eh, né la cercavo. Però una volta che è arrivato questo. Eh, Regalo, mi sono sentito un po' responsabile. Cioè che cosa faccio adesso? Che cosa posso fare? C'è cioè, chi voleva che io rifacessi eh, lo stesso film per il Mediterraneo 1, 2, 3, certo avrei potuto fare eh, Oceano Indiano <ride> e così via tutti i mari del, del globo, ma in realtà quello eh, proprio non mi andava. L'idea era quella di dire adesso ho questo. Superpotere era il terzo, quarto film, quindi ancora non sapevo bene del cinema. Eh, mi avevano proposto di andare negli Stati Uniti, avevano già trovato l'ufficio, la casa e tutto quanto. Però io proprio la sensazione era quella che invece dovevo ancora imparare delle cose, tante cose. E quindi ho usato questo, questo Oscar un po' per fare quello che in Italia non mi avrebbero mai. Permesso di fare, eh, mi ricordo ancora Cecchi Gori, Mario, che quando gli proposi Nirvana, quindi un film di fantascienza, diceva adesso questo vuole fare la fantascienza in Italia, ma come si fa a dirgli di no, che ha vinto lo sky? Beh, non me l'avevo mai fatto fare, no? Il, quindi usare questa cosa un po' per sperimentare delle, delle cose diverse, no? Come dire, cioè, devi romperlo il cliché anche perché il premio Oscar è quella cosa che. Ti precede sempre ormai anche nel tuo nome, il premio Oscar Gabriele Salvatore. È pesante? Non l'ho voluto avere a casa per tanti anni, quella quella statuetta. Eh, eh, che inquietante quest'uomo nudo senza peli, senza niente. E, e, e vabbè, e proprio perché non volevo cadere nella logica di entrare in competizione con me stesso, no? Adesso ho fatto pace con lui, quindi è a casa. Ma. È vero che lo usi come fermalibri? S sì, è vero, ma non, non è negativo, eh. è sulla scrivania, eh, ci sono tutti i libri di cinema, Kubrick, Truffaut, i miei, i miei amori, Hitchcock, e lui li tiene fermi, giustamente. Senti, posso tornare a quel salto eh. quantico che sì. ad un certo punto dici ho vinto l'Oscar e voglio restituire un po' o attraversare anche quell'immaginario americano che dicevi prima hai vissuto da spettatore... E il salto più grande è alla, alla fantascienza, passi dalla commedia sociale che aveva eh, grandissimo successo e grandissimo appeal, Marrakesh Express, eh, Puerto Scondito, a Nirvana. Ma noi siamo sempre stati in Italia un po' essendo figli eh, di genitori ingombranti come il neorealismo e la commedia italiana eh, che ci hanno condizionato. Ma non solo perché abbiamo quell'impostazione, no? Manzoni, il realismo eh, narrativo, Verga, Compania Bella, però abbiamo anche eh, Ariosto, abbiamo Pirandello, abbiamo eh, Calvino, abbiamo autori che hanno lavorato anche sul Fantastico. Allora L'idea era quella di dire proviamo a uscire dallo schema eh, commedia eh, neorealismo, vediamo che cosa si può fare eh, di diverso e allora ero molto interessato da tutto questo movimento cyberpunk, nascevano allora i primi, cioè c'erano già i personal computer ma non si parlava di rete, virus, cioè, la gente usciva dal film e molti non capivano bene di che cosa stavamo parlando. Stop. Sei tu che hai fatto tutto questo, eh? Dillo! Sei tu! Ma che cazzo succede qui? C'è il virus, Jimmy. Ha infettato il protagonista del tuo gioco. Gli ha fornito una specie di coscienza. Così adesso gioca da solo e non risponde più ai comandi. Come se avessi acquistato una vita autonoma. Autonoma? Un cazzo. Ma sai cosa vuol dire essere il personaggio di un videogioco di merda? Ma. Hey, ma che hai fatto? Come? Ho ucciso il mafioso? Ma no, no quello era un turista. Ma hai detto con la giacca strana. Guarda che giacca che hai! The cat sat on the Sai come nasce il nome? Nirvana viene dal fatto che proprio in quel periodo lì il leader dei Nirvana, Kurt Cobain, si uccide e lascia un bigliettino con una bellissima frase di Neil Young, bellissima e tragica, che dice meglio esplodere che spegnersi lentamente e poi sotto scrive, non riesco più a stare in questo gioco. questa cosa dico come? effettivamente il, lo showbiz, eh, no? e una volta giocando... Con Nintendo, allora c'era con Diego e Fabrizio Bentivoglio a calcio. A un certo punto, Diego dice: Ma noi, secondo te, quando spegniamo qui eh, i calciatori cosa fanno? Vanno a fare la doccia, escono con le fidanzate, vanno al ristorante e questa cosa del, del videogioco e quindi della realtà che ti sembra di vivere ma che non è la realtà che stai vivendo era proprio una cosa che in quegli anni stava, stava proprio prendendo forma adesso eh, eh, ci ha invaso eh, non solo ma è anche una cosa legata alla filosofia eh, indiana buddista digitale, dove la realtà viene chiamata maya, illusione e dove il ciclo delle vite si continua a ripetere sempre uguale questo mi ha ricordato molti videogiochi e questo è molto Gibson e Philip Dick soprattutto, non c'è Matrix perché Matrix è uscito tre anni dopo eh. tutti dicono, ah sembra ma, ma, ma non, non è vero c'è cioè, la prima nirvana diciamo anche lì una storia lunghissima va dagli automi ai robot poi facciamo un salto ragazzo invisibile cioè, porti anche questa fantascienza ad altezza bambino e gli effetti speciali anche Pensa che per gli effetti speciali di Nirvana un signore che forse conoscete come noi si chiama Harvey Weinstein che aveva, uh -huh. <ride> che aveva comprato e distribuito Nirvana era rimasto sorpreso dalla bellezza degli effetti speciali dico ma guarda dei ragazzi in Italia che stanno imparando cioè, come tu mi vuoi dare dice no è perché... Io, i vostri effetti speciali sono inseriti nella storia, non sono messi lì per dimostrare i muscoli o per stupirvi con gli effetti speciali, come si dice. E quel tipo di approccio alla, alla tecnologia che però serve solo a, essere, a aiutare la poesia diciamo, di un film, ecco, quello, quello mi piace molto. La piuma di Forrest Gump è un effetto speciale, ma è un'immagine poetica. No? Ma tu, quando parti con un nuovo film, giochi anche con le tue aspettative, le aspettative di quel pubblico, ma anche di te stesso? Assolutamente, no, no, no Parto dalle mie aspettative, le mie cose, un po' i miei fantasmi, che però vengono amplificati da quello che c'è intorno, dalla gente. Io non, non, non è che siamo diversi, eh? cioè, proviamo le stesse paure tutti quanti. Per esempio nel momento di Mediterraneo c'era un cambiamento, no? un'aspettativa che era stata delusa, il mondo non eravamo riusciti a cambiarlo veramente. E c'era questa voglia di chiamarsi fuori. Pensa che all'inizio volevamo chiamarlo non contate su di noi, ma il concetto era quello di dire è un po' punk come concetto, no future, cioè non, non lasciateci perdere. Eh, e questo sentimento era, in quegli anni era un sentimento abbastanza comune rispetto in particolare alla mia generazione e quindi ecco una cosa personale che però si rifletteva in un aspetto sociale diciamo. Cosa c'è? Che c'è? Oh, cosa c'è? Che vuoi che c'è? Andiamo ci stanno aspettando salta fuori dell'olive e andiamo dai Io non vengo, questa è la mia casa, io sono sposato, rimango qui io. Vabbè Allora porta anche lei, ma andiamo non ci aspettano Ma dove? Dove? Non ho casa, non ho lavoro, non ho niente, sono solo. Perché dovrei partire? No! Torino sta cambiando tutto. C'è da rifare l'Italia, ricominciamo da zero. C'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Dai, andiamo, costruiremo un grande bel paese per viverci. Te lo prometto, ma dai, è anche il nostro dovere. Ma che dovere, Nicola? L'hai detto anche tu? Ti ricordi? Si sono dimenticati di noi? Ecco, io voglio dimenticarmi di loro. Una domanda secca di quelle fastidiose... Vivere per lavorare o lavorare per vivere? No, non è una domanda fastidiosa, è una domanda dolorosa, nel senso che... No, se, proprio sono i, questi sono i temi di, del Ritorno di Casanova, dell'ultimo film che ho fatto. Per risponderti sinceramente, vorrei eh, lavorare per vivere. In realtà eh, temo di essere uno che vive per lavorare. Il periodo peggiore per me è quando finisco un film. Ecco perché ci sono... Degli intervalli brevi tra un film e l'altro, perché ho bisogno subito di un altro mh, per entrare in un altro mondo. Io trovo che la realtà, come diceva Fillini, è un, a volte è un po' deludente. E chi fa il regista eh, ha, un, ha due deviazioni: uno è un mondo suo che ha creato completamente diverso e che governa, cioè decidi tu come va a finire una cosa, no? Nella vita questo ovviamente non lo puoi fare, non c'è copione, non c'è regia, quindi eh, ti devi, puoi fare l'attore, ecco al massimo affidarti a quello, a quello che ti succede, essere bravo a improvvisare, ma quel cuccia che è un film, quel, quel mondo in cui in qualche modo sei anche protetto perché lo hai creato tu, ehm, è difficilissimo abbandonarlo quando, quando finisce un film. Senti invece volevo chiederti qual era il tuo rapporto ogni volta che sfidi un genere con eh, gli stereotipi in tutti i sensi, cioè quello che ti aiuta a fare da molla propulsiva o invece quello che è una caduta. Penso per esempio a quello che hai raccontato in Io non ho paura che dicevo volevo fare come nei western mettere chili di cielo sopra eh, che è un bellissimo cliché del cinema che ci arriva dal western sopra i protagonisti. Io credo che noi abbiamo nella storia dell'uomo una serie di, proprio di riferimenti iconografici no? rispetto a certe cose. I grandi cieli del cinema americano ti raccontavano anche la solitudine dei personaggi, il loro sentirsi in una frontiera che non conoscevano, la scoperta di mondi che non conoscevano. Parlo dei western, dei bei western americani. E quindi queste cose le possiamo riusare. Io credo che la cosa che può fare un cineasta oggi, eh, che oggi che è un mondo così connesso, così pieno di immagini. Sai, una volta il cinema ti serviva per viaggiare, no? Adesso non si viaggia col cinema, si viaggia con internet e eh, con altre cose. Quindi il cinema forse deve appropriarsi di certe eh, cose del mondo, certe immagini del mondo e ricrearle a secondo eh, della tua sensibilità. Cosa voglio dire? Che i cieli americani, io che sono italiano e napoletano, eh, li ho riportati in un contesto che però abbiamo anche noi. Quei cieli che si vedono eh, sono i cieli della Basilicata. Eh. Un, due, tre, stella! Il salvatore del futuro, quello che guarda ancora al futuro, c'è una bella poesia di, di Andrade eh, che il concetto dice: Mi sono accorto che il tempo che mi rimane da vivere è meno di quello che ho vissuto, è come un bambino che scopre che il sacchetto di caramelle ne sono rimaste ancora, ma non sono poi così tante. Le prime le ha mangiate così di voracità, adesso le ultime se le vuole gustare. Ecco, io non sono più disposto a fare cose che non mi piacciono. Voglio stare con le persone con cui sto bene, voglio fare le cose che mi fanno star bene. Non ho più tantissimo tempo, quindi devo scegliere con attenzione che cosa fare. C'è chi ha sparato? Io ho sparato la carra. Cosa? Non so voi ma era anni che non mi divertivo così ragazzi. C'erano? <ride>